Non è una minaccia dell'Islam all'Occidente, è la minaccia di un'organizzazione terroristica innanzitutto ai musulmani e ai paesi arabi, su cui tutti i nostri paesi sentono il bisogno, il dovere e la responsabilità di intervenire ognuno a suo modo. Abbiamo creato un contesto, un quadro unitario dell'Unione Europea, all'interno del quale poi i singoli paesi si stanno attivando in vari modi. Sapete, l'Italia ha scelto, così come altri, di inviare armi e munizioni, altri stanno inviando aiuti umanitari, noi abbiamo inviato anche, soprattutto, aiuti umanitari, altri stanno attivando più sul versante politico e diplomatico. C'è il tema dei rifugiati, c'è il tema del fermare i flussi di finanziamento a ISIS. Ognuno può fare qualche cosa di positivo, soprattutto in una battaglia che è culturale, che è di rispetto e di promozione dei diritti umani. Quindi il mio consiglio, il mio suggerimento, ma quello che abbiamo discusso questa mattina con il Cancelliere, è una pressante richiesta al Presidente Putin di dare seguito concreto ed immediato agli impegni sottoscritti a Minsk, che sono impegni importanti, in termini soprattutto di ritiro dei militari russi che sono presenti nell'est dell'Ucraina. Und hier möchte auch ich mich sehr stark beteiligen, nicht auf eine militärische Logik zu setzen, wie das manche tun und sagen, man sollte nur ausreichend Waffen liefern, dann wird das schon irgendwann einmal ein gutes Ende haben in der Ukraine, sondern diese politische Logik der aktiven Friedenspolitik zu sagen, wir müssen den Dialog suchen, das Gespräch suchen und wir müssen den politischen Druck erhöhen, natürlich auch auf Russland zu sagen, Soldaten müssen zurückgezogen werden, denn russische Soldaten haben in der Ukraine nichts verloren unter fadenscheinigen Ausreden. Auch die Grenzen müssen gesichert sein. Das sind die wichtigen Signale, die uns einen Schritt weiterbringen würden.